No, è un segnale di tranquillità sicuramente. Loro generalmente accentuano i colori quando hanno una situazione ambientale positiva, quando stanno bene, quando hanno anche delle forme comportamentali di dominanza. Generalmente quelli che non sono dominanti hanno presente una colorazione più pallida con le stripe bar e quindi non hanno quei bei colori con quelle tonalità blu. Che ci fanno piacere proprio questi pesciolini abbastanza complicati nella loro gestione. Sicuramente accentuare i colori per un pesce in generale è sinonimo di benessere. Viceversa, invece, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, Ok. le colorazioni tendenti al blu, quindi eliminando le rosse, ma quelle più scure, quindi blu, grigio, nero, eccetera, a volte sono enfatizzate anche da un substrato di colore scuro. Può succedere che se io allevi ramirezzi in sabbia scura, ovviamente il blu spicchi di più perché l'animale ha un'attitudine naturale al mimetismo. Difficile che un ramirez mi butti fuori un giallo di quelli fluo se io lo tengo in un substrato nero. È una cosa che va contro natura, in quanto in natura, quindi nell'orinoco, l'animale potrebbe essere ben più visibile da predatori, comunque, Centro sì, infatti. che attirerebbero la tua attenzione. Certo. Anche questa fa parte della risposta che ha chiesto Stefano. Stefano. Dipende quindi da tanti fattori. È È certo, non è certo, non è possibile. possibile. È E i certo. fratelli furono fratelli minori, un Esatto. po' come i Ci Bricciardi. sono delle sorti, bravissimo, ci sono delle Grazie. sorte, ma prego, si figuri. Ci sono delle sorte proprio di colonie, di gruppi, di nuclei familiari che colonizzano una data porzione di territorio. Questo succede, come giustamente anche il maestro Vendramini diceva poco fa. Con i Briccardi e comunque Molti altri cambiamenti, però. lacrotus, esatto, anche Anche l'ultima fasciata, delle conchigliette. i conchiglioti, un po' meno a livello di colonia, però è un comportamento tipico su animali che devono colonizzare una data porzione di territorio e cacciano in quel territorio, perché se lo prende tutta la mia famiglia, io posso mangiare in pace. Se invece devo andare dall'altra parte e comunque battermi per avere del cibo, insomma, evolutivamente Infatti è il palo. potrei. Lui ha spiegato scientificamente proprio questo discorso, è un po' più problematico, certo, assolutamente sì. Allora. Il discorso è molto semplice. Se io mi taglio un dito, cosa faccio? Cerco di disinfettarlo e tenere la La ferita ferita intatta, pulita. O oppure vado lo nella puccio nel sabbia. Gange. Esatto. Cioè, il discorso è quello. Preservando una ferita aperta, perché di questo parliamo, da una carica batterica, ovviamente andrò ad accelerare i fattori di guarigione. Poi ci sono diversi trucchi. Per esempio, una ferita tamponata con del betadine che abbiamo tutti, betadine in soluzione, che altro non è che iodio povidone al 10%. Se io prendo questa soluzione, non la uso pura perché è per uso cutaneo. Attenzione, lo iodio rallenta l'azione delle piastrine e quindi della rigenerazione del tessuto connettivo. Se io lo utilizzo puro su una ferita aperta, in realtà faccio un danno. Perché lo iodio povidone è fatto per le preoperazioni, per disinfettare, per poi aprire, ok? Se voglio utilizzarlo su una ferita aperta, devo diluirlo in soluzione 1 a 9, cioè una Ok. parte di betadine in 9 parti di acqua. Allora lo posso utilizzare anche sulle ferite aperte. In questo modo non rischierò di compromettere la rigenerazione della ferita. Detto questo, è vero che se io tengo, ovviamente, come ho appena spiegato, un animale in un ambiente salubre, quindi con cambi d'acqua continui e igiene massima, la ferita si rimarginerà in molto meno tempo. In caso alternativo, ovviamente la ferita farà solo da veicolo per batteri opportunisti che creeranno delle infezioni dette, in termine medico, infezioni secondarie. Quindi dal problema primario si forma
un correlato problema secondario e questo assolutamente è da evitare in ogni modo. Certo. Inoltre Beh. volevo aggiungere che la bassa carica azotata aiuta nello sviluppo dei prolungamenti delle pinne, tipo anche negli scalari, piuttosto che in altri pesci come l'ameriezza ventrali e quant'altro. Gli stessi betta in acqua pulita sviluppano un pinnaggio molto più ampio, Certo. più morbido, consentitemi questo termine. Assolutamente sì, è proprio il discorso che facciamo adesso. Acqua pulita uguale carica batterica ridotta al minimo. Quindi Certo. Maurizio adesso ha parlato più nel dettaglio delle forme azotate, quindi le nostre varie molecole N, quindi varie trasformazioni, possono creare ovviamente dei problemi al sangue, perché ricordiamo che l'azoto si lega poi con il ferro presente nell'emoglobina, quindi negli eritrociti, nei globuli rossi, e non manda l'ossigeno in circolo. Quindi è per questo che poi avviene il problema se c'è dell'azoto disciolto in acqua. È proprio per questo si può anche morire di embolia gassosa da azoto. E questo perché se uno ci pensa, tanti anni di acquariologia, tante persone che parlano, ma perché i nitriti sono pericolosi per i pesci? Boh. Questa è Vero. la domanda che se magari io o Maurizio possiamo porre a un cliente mentre parliamo, è perché me l'ha detto mio cugino, è la risposta, probabilmente. È proprio per questo motivo, perché l'azoto si sostituisce all'ossigeno nell'ossidazione del ferro, cioè si lega nel ferro e va poi in circolo. E l'animale muore di asfissia. Da avvelenamento d'azoto. E questa è la causa per cui sia i gruppi ammoniacali, che ovviamente contengono azoto Certo. in una forma diversa, sia la forma di nitrito, mentre non accade nel nitrato perché c'è una atomo di ossigeno in più nella Esatto. forma, non nella molecola. Ok? Allora, c'è una premessa. I RAN, come tutti i ciclidi, vanno acquistati un gruppo di giovani. Quindi, su 150 nitri, il consiglio che posso dare è non è prendere una coppia, perché i ramilezi non fanno coppie fisse. Magari possono anche fare cure parentali, a volta dopo un maschio e una femmina, o viceversa. Quindi attenzione con questo falso mito delle coppie fisse dei ramilezi, che non è così. Si scambiano anche i piccoli. Poi, a volte succede che sono delle coppie che vanno avanti per tutta la vita, ma come nei nostri matrimoni, dicono che il 99% dei matrimoni sono destinati a fallire, quindi insomma, anche nei pesci purtroppo. Noi abbiamo tra l'altro Dunque, tutti e due, quindi confermiamo questo. secondo me l'acquario va bene, ma io inserirei un gruppo di ramilezi e poi trasferire la coppia prescelta in fase di preparazione. Si chiama la buchezza, ma si vede quando sono in procedura di porre, trasferirla in una vasca più piccola, anche solo di 20-30 litri, con magari un 8,5 con una caridina, giusto per creare quello scarico di aggressività. In 150 litri, creare molte barriere visive, quindi no aquascaping, ramirezzi scaping, il che vuol dire creare dei piccoli territori. Mediamente loro hanno dei territori compresi fra i 30 e i 40 centimetri di superficie. Quindi in 150 litri, grosso modo, questa cosa si può fare. Tenete presente che io in 120 litri ne avevo oltre 15. La faccia. No, ma se l'infiltraggio e l'acqua vengono, cioè sono buoni e l'acqua viene cambiata periodicamente, tu in realtà puoi andare anche ben oltre quel numero lì. Ma al di là di quello, è il discorso aggressività. Cioè, è più facile che poi si abbiano problemi quando uno mette un maschio e una femmina, perché se non gli gira quella femmina lì, poi la mena. Fino a che questa povera crista stressata si becca flagellati e quant'altro. Quindi i ramirezzi sempre in gruppo, non a coppie, a meno che nel nostro gruppo che inseriamo selezioniamo la coppia che ci interessa per la riproduzione e la trasferiamo nella vaschetta ad hoc. Bravo, blanchetta, basso litraggio per la coppia da Questo riproduzione. è il. Diciamo è il canone corretto per il loro allevamento, che ricordo non essere apistogramma, ma Micrographis. La differenza di loro, Micrographis, per esempio, per quanto riguarda i piccoli, se nell'apistogramma abbiamo dei piccoli bentonici, quindi legati al fondo, nei Micrographis li abbiamo planctonici, al pari dei pterofilm scalare, e quindi è fondamentale di notte avere una lucina notturna di un LED solo, in modo tale che i piccolini si radunano
Intorno a questa luce i genitori li prendono e poi li portano nel luogo dove poi dormiranno. Se non si fa così, con la luce esterna vengono tirati all'esterno e chiaramente poi possono essere presi dagli altri coinquilini. Ovviamente una vaschetta da riproduzione, e questa è una cosa superflua, ma tanto per far capire perché a volte noi poi il giorno dopo non troviamo più piccoli. Altra cosa importante, i piccoli devono essere nutriti bene, perché se non sono nutriti bene, per i genitori è uno spreco energetico portare avanti la nidiata e se li mangiano, perché nel loro cervellino dicono: ma come questi non crescono, tutta la fatica che fanno, rimangono piccoletti, vuol dire che c'è un ambiente ostile. È inutile che ci facciamo questo sbattimento, perché cosa? Che poi magari invece che morire adesso, muoiono fra 2 settimane, Recupero l'energia, recupero energia, così di aspetto tempi migliori e faccio una nuova covata. quello che ha detto Maurizio. Vabbè, io ovviamente sono d'accordo e sconsiglio vivamente di allevare una coppia di Ramirez in 150 litri di acqua. Perché, per quanto mi riguarda, l'ambiente non è detto che un ambiente troppo grande sia per forza necessariamente più idoneo. Perché ricordiamoci che i ciclidi, che sono pesci estremamente primitivi come metodo di riproduzione, non sono evoluti, no? Come magari un'anabantide, eccetera, sono molto territoriali e il tenere comunque d'occhio un territorio è un dispendio di energie. Per quanto mi riguarda, una buonissima riproduzione può avvenire tranquillamente in 20 litri, in 25, senza nessun Sì, tipo sono di problema. Anzi, d'accordo, sì. Io... a volte è meglio. Allora, a questo proposito, l'anno scorso mi è capitato di dover mantenere la coppia di Remezzina momentaneamente in una vaschetta da 5 litri perché per vicissitudine esse connesse. Dopo una settimana mi sono trovato la coppia più piccoli. Ok? Quindi, come diceva giustamente Ale, non è indispensabile avere vasche grandi. La vasca grande serve per avere il gruppo da cui selezionare i riproduttori. Cioè, c'è questa falsa leggenda che circola che basta prendere una coppia di Ramirez. I Ramirez, il 90 su 100, non fanno coppie fisse. Il maschio prende la prima disponibile, cioè la prima che gliela dà, insomma. Mi chiama lo scemo, cioè. Tra la fede. Che poi non è detto che appena finisce con questa qua, magari si mangia le uova e si accoppia con un'altra. Ecco perché Un'altra. non è neanche giusto avere un'altra femmina, perché crea solo del casino. Tra l'altro, in un gruppo, una volta che una coppia si sceglie un territorio, la femmina contribuisce nella difesa del territorio, non viene scacciata dal maschio, e quindi non, cioè, è meno facile che possano instaurarsi quelle situazioni in cui il maschio scaccia la femmina dal proprio territorio, perché la trova parte integrante della difesa del suo spazio vitale. Okay? Quindi è importante avere un gruppo di pesci per questa specie. Okay? Perfetto. Senza contare che in riproduzione è bene anche, perché io ho tanti appassionati che mi scrivono e mi dicono: Male, io ho una coppia di Ramirezi, va bene? 20 litri, perfetto, ma metti almeno un 8-cinclus. Perché? Perché la coppia durante la riproduzione comunque accumula un certo grado di tensione. Aggressività. Avete mai notato che alcuni cicli, anche se sono in riproduzione durante i giochi amorosi o durante l'allevamento della prole, sì. Parte, impazziscono, si mordono, comunque si scacciano. Quella comunque è tutta tensione che gli animali, non avendo altri pesci Pericoli, per dire. pericoli, esatto, sui quali concentrarsi, sfogano l'uno sull'altro. Questa cosa succede moltissimo anche con i sinfisodon, quindi con i discus, anche con i ciclasoma tantissimo. Quindi il consiglio è di mettere un pesciolino all'interno della vasca, tranquillo, che non possa né creare danni né fagocitare gli eventuali avannotti, per permettere ai genitori di sfogarsi su qualcosa. Io lo chiamo il pesce pungible nelle vasche da riproduzione. Quello è, e ricordiamoci anche di un'altra cosa: i ramirezzi, come la maggior parte dei ciclidi, possono essere anche delle ottime balie. A me è capitato anche con altri ciclidi nani, come degli agassizi, dei cacatuoides, eccetera, di fornire alla coppia che già aveva delle larve di pari età, e metterle insieme, e comunque loro non fanno distinzione, le allevano tutte, anche coi discus. A me è capitato un sacco di volte vedere i genitori che si picchiano, quindi troppo stress, prendere il loro conno con le larve e metterlo in una vasca con altri due discus con le larve, te li allevano, te li tirano su senza Li nessun tipo di adottano, problema, è li vero, è vero. adottano. Allora, il discorso è questo: il betta è un pesce che viene definito
ESD, si dice, è la sigla americana che significa Environment Sex Depending. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lo sviluppo embrionale dell'animale, o meglio, i cromosomi che ne determineranno poi le caratteristiche sessuali, possono mutare a seconda delle caratteristiche ambientali nelle quali si alleva questo animale. Sono stati fatti degli studi, io stesso insieme al biologo Cristiano Rovea abbiamo condotto degli studi circa 3 anni fa, dove ho ancora delle cose che avevamo buttato giù. Praticamente sembrerebbe che delle concentrazioni saline o addirittura di pH vadano a mutare in una parte, diciamo in una fase particolare del rimescolamento genetico, quindi del crossing over, questo carattere sessuale. Tuttavia, non c'è un esperimento scientifico fatto, quindi con valenza scientifica, quindi fatto su centinaia di soggetti che abbia portato a sapere che questi animali in una determinata condizione ci daranno più femmine o più maschi, anche perché se notiamo nelle normali acque nostre, solitamente la percentuale di femmine è più alta nelle covalve, solitamente. Io ritengo, per gli studi che ho fatto, che riprodurre animali del genere in acqua quasi priva di sale, quindi parliamo di conduttività intorno ai 150 microsiemens, quindi siamo veramente molto bassi, aumenti la percentuale dei maschi. Ovviamente questo aumenta insieme alla percentuale dei maschi anche la percentuale di pericolo, perché un'acqua che non ha una stabilità a livello di bicarbonati e carbonati ha un pH estremamente instabile e quindi con una carica organica così alta, della quale abbiamo parlato prima, perché con 300 avannotti che mangiano 5 volte al giorno, è un attimo creare il disastro, ok? Però, da quello che ho potuto provare, non è una prova scientifica, perché per quanto mi riguarda, una prova con valenza scientifica deve essere effettuata su centinaia di soggetti, non su 4 covate in amicizia, volemose bene, perché di mio cugino, perché può essere che mi sia andata di culo malvagio per 4 covate, quindi non è questa la prova empirica, però personalmente ho riscontrato assolutamente questo incremento di maschi.